Ciao a tutti amici, oggi vi faccio vedere un altro episodio della mia brutale dipendenza da Apple. Vi faccio vedere un trucchetto perché io ho il problema che tutte le volte che riavvio la connessione, l'internet sharing si stoppa. Cioè, internet sharing, praticamente io ho il modem attaccato al computer senza un router. Il computer divide la connessione internet protettissima dagli altri dispositivi quali PlayStation, computer, iPhone, solo che riavvio e si disconnette sta cosa. Una volta andava benissimo, anche se riattivato, cioè in realtà non funziona. Ho un po' guardato il sistema Snow Leopard che vuole stoppare sta cosa. Magari negli ultimi aggiornamenti hanno disabilitato sta cosa per problemi di sicurezza. Comunque, come fare a riabilitare tutte le volte che è una palla? Non c'è problema, cioè con AutoMethod, questa è un'applicazione di AutoMethod che la fa e vi faccio vedere la cosa bella che noi Macintoshani abbiamo, che magari su PC funziona anche, ma è brutto da vedere. Invece su Mac questa applicazione la lancio e praticamente attiva tutto. Magari su PC è velocissimo, lo fa in un secondo, ma su Mac è molto più bello. Perché fa vedere proprio le azioni che faccio, cioè il cursore che si muove, disattiva, riattiva, fa partire, sei sicuro? Sì, chiudi, a posto, connessione attiva. E possiamo andare dove c'è l'altro PC, stavo giusto scaricando delle foto con la mia fotocamera, molto professional, molto pro, con la mega batteria sotto. Questo è Lightroom 1.4. In campeggio ho visto una lucertolina appena nata, cioè aveva ancora il ciuccio in bocca. L'ho provata. In realtà è un cucciolo di Visitors. Se, comunque dai, questo è ciuscaccio. Niente di particolare, la conformazione della faccia di ciuscaccio assomiglia a quella aliena degli Shinigatti. Occhi grandi, sparati, zigomi sparatissimi. Cioè, se non togliamo le orecchie a ciuscaccio è un alieno. Gattisce non dagli alieni. Che scoop. Altro che Voyager. Ovviamente hanno perso un po' le capacità, l'intelligenza, ma quasi non si nota per niente. Sembrava una foto ritoccata con Photoshop, questa di repertorio, invece è una foto vera, realistica, reale. Sembra l'effetto Drive Rush. Ecco, intanto la lucertola di prima. Un cucciolo di Visitors, cioè sopra una foglia di salvia, ma è strana. Cioè, non hanno sette punte, è che strano odore. C'è una facciotta di tipo camaleonte con gli occhi che girano all'indietro, che sembra un geco, ma non sono gechi. Cioè, la prima cosa da fare è vedere se il bianco è bilanciato bene. Però è più bello lasciare stare queste tonalità verdi che sembra più nature. Poi spariamo i Vibrance al massimo e i Vibrance però aumenta la saturazione dei colori non saturati. Poi un po' di clarity, poi ovviamente bisogna croppare la foto, infine un po' di rumore, un po' di sano noise. Porca puzzola, me l'ho scoperto di nuovo! Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!